caduti. Giornata dell'Unità Nazionale delle Forze Armate anche a Caltanissetta, alla presenza delle autorità civili e militari. Presente anche una massiccia rappresentanza di alunni delle scuole della città. Il messaggio del prefetto Carmine Valente ai nisseni. Beh, ai nisseni intanto dobbiamo dire tentate di mantenere forti lo spirito. Forte lo spirito perché è un momento di crisi, è un momento di debolezza della società, della coesione sociale. Noi ci siamo fatti onore grazie alle forze armate nel mondo, partecipiamo ancora alle missioni internazionali di pace e lo continueremo a fare come Stato democratico. Quindi io cosa posso dire? Posso dire che oggi è una giornata importante per la democrazia, per la libertà di ciascuno di noi, perché grazie al sacrificio di tanti uomini negli anni scorsi e nei secoli scorsi, noi possiamo contare oggi su quello che ci appartiene. Ecco, non deprediamo questo patrimonio, ricordiamoci sempre che è frutto anche del sacrificio delle vite umane. Oggi una massiccia partecipazione di bambini, la speranza in un futuro migliore passa anche da queste generazioni. Ma io penso che oggi è una delle festività più importanti di uno Stato democratico. La celebrazione delle Forze Armate e dell'Italia passa attraverso il 4 novembre. Credo che i bambini, attraverso i loro insegnanti, chiaramente attraverso la partecipazione anche di tutti i cittadini, abbiano voluto rendere omaggio a questa importanza di questa festività. Credo che noi dobbiamo fare sempre di più per mantenere l'unità di questo paese, perché se noi disperdiamo l'unitarietà del paese c'è solo